Allora, il punto è questo: su Instagram, su Telegram, mi state chiedendo in molti consigli su quale proiettore economico acquistare. Mi rendo conto che questo particolare, come dire, settore del mercato è un mercato che effettivamente è cresciuto più di quanto io credessi. Sempre più persone vogliono comprare un prodotto del genere, però il problema è che, visto che è cresciuto così tanto, le aziende lo hanno praticamente invaso di prodotti, ed effettivamente su fasce di prezzo, soprattutto quelle economiche, è difficile trovare un prodotto buono per le proprie esigenze. Perché? Perché ce ne sono troppi, e soprattutto su Amazon certe volte ci sono dei modelli che promettono tantissimo, ma che poi, diciamolo, fanno un po' cacare. Il prodotto di cui parliamo oggi però non fa parte di questa categoria, lo produce Jabber, il modello è il V8 Pro ed è un proiettore economico che effettivamente ha delle caratteristiche che lo rendono competitor non dei prodotti venduti in quella fascia di prezzo, perché costa circa 270 euro, in basso vi lascio il link per acquistarlo in sconto a poco meno di 235 euro, quindi effettivamente è economico, ma ha delle caratteristiche molto particolari, come per esempio la luminosità di picco, che è di 450 ANSI lumen. Voi direte: non è una grande luminosità. Non è vero, perché in questa fascia di prezzo si trovano modelli che arrivano sui 300-250, lui è full HD, ha un ingresso HDMI, è molto luminoso ed ha un ottimo rapporto di contrasto. E poi, vabbè, inutile, non voglio spoilerarvi la recensione, vediamo come va. Grande 19,3x24,5x9,5 cm, lo Jabber V8 Pro è uno di quei proiettori che è possibile definire compatti, però non proprio portatili. Le sue dimensioni ne permettono il trasporto in maniera piuttosto semplice, anche perché in confezione arriva con un comodo zainetto nel quale riporlo, che esce assieme al cavo di alimentazione, al telecomando e poi tutti i cavi che servono per la connettività. In linea del tutto generale stiamo parlando di un prodotto che ha una struttura piuttosto resistente, che trasmette quella sensazione di solidità, ma che è sempre bene maneggiare con cura. Perché? Perché dentro ci sono tutte le parti interne, tutte le ottiche, eccetera. A dirla tutta, proprio per quanto riguarda l'ottica, si tratta di una delle ottiche più grandi che ho mai visto su un proiettore economico. Ricordiamo che costa meno di 235 euro. E sì, anche se in un discorso puramente generale dell'ottica e le dimensioni di un'ottica più grande in genere portano a miglioramenti dell'immagine, più luce, più definizione, in genere bisogna sempre tenere presente una cosa, soprattutto quando si parla di ottiche, soprattutto quando si parla di immagini, non è sempre così. Quando ci sono ottiche molto grandi, se non sono ben calibrate, se non sono realizzate con un buon vetro, per esempio, è difficile poi avere una buona immagine. Quindi a grandi ottiche corrispondono grandi responsabilità, anzi grandi calibrazioni. Perché? Perché poi si può presentare un problema di aberrazione dell'immagine lungo i bordi, eccetera. Allora, anche in questo modello c'è un piccolo problema di aberrazione delle immagini, ma è una cosa che probabilmente neanche l'occhio più clinico noterebbe, anche perché riesce a proiettare a grandi diagonali. E per vedere questo problema io veramente ci sono dovuto andare con la testa dentro al telo di proiezione. C'è, ma è veramente microscopico, nessuno se ne accorgerebbe. Questa tipologia di ottica riesce a garantire al Jabber V8 Pro un rapporto di contrasto ed una luminosità molto migliore rispetto ai suoi diretti competitor, e dal punto di vista del design non c'è molto da criticare a questo modello, anche se nella parte inferiore c'è una cosa che non mi ha fatto proprio impazzire. È dotato di 4 piedini in gomma, che sono anche buoni, sono solidi, che non ne permettono però la modifica dell'inclinazione. Quindi se si appoggia per esempio su una scrivania non si può decidere di farlo proiettare verso l'alto. In basso però c'è anche l'ingresso per la tipica vite da un quarto, quello dei tre piedi. Il mio consiglio è proprio quello di utilizzarlo in questo modo, in modo tale da poter dirigere il fascio di luce come meglio si crede. Sulla parte superiore del dispositivo poi sono stati integrati tutti i tasti di controllo, quindi si può gestire il proiettore anche senza utilizzare il telecomando o addirittura l'applicazione, perché questo proiettore può essere controllato anche tramite un'applicazione, che sinceramente a me non fa impazzire, come non mi fa impazzire il telecomando. E lateralmente sono state posizionate tutti gli ingressi: c'è una porta HDMI, ci sono due porte USB-C, c'è l'uscita per il jack delle cuffie qualora si volesse connettere il proiettore ad un sistema audio esterno, e poi c'è un ingresso analogico. L'ingresso analogico è un jack da 3,5 e viene utilizzato tramite un cavo che esce nella confezione. Ci sono dei cavi RCA, è un ingresso veramente quasi vecchio stile, che però effettivamente ad alcune persone in alcuni contesti potrebbe essere utile. Non lo so, mi viene da pensare ad un ufficio, mi viene da pensare ad una scuola magari, no? Che vogliono connettere le grandi, vecchie, gloriose sorgenti analogiche. Con questo modello possono farlo. Per valutare
valutare con cognizione di causa le caratteristiche tecniche di questo dispositivo, è importante tenere sempre presente il prezzo, perché di certo le sue caratteristiche non faranno impazzire chi è abituato ad avere a che fare con prodotti più costosi, più luminosi, con proiettori professionali, però ricordandoci che costa circa 235 euro più o meno, ci si rende conto che poi con i suoi 450 ansi lumen e il proiettore su questa fascia di prezzo chi ha la maggiore luminosità di picco. La risoluzione di proiezione è una Full HD 1080p, ma è in grado di decodificare e riprodurre senza alcun problema anche i video in 4K. Il sistema di proiezione è un tipico LCD con sorgente a LED e la grande ottica gli permette di riprodurre immagini con diagonali fino a 250 pollici senza perdere di luminosità. Il che non è niente male, soprattutto considerando il fatto, come vi dicevo prima, che a questo prezzo si trovano prodotti con 300 ansi lumen, 250 ansi lumen e che poi soffrono un pochino di vignettatura, ma a questo ci arriviamo. Qualora acquistaste questo proiettore, il mio consiglio è quello di utilizzarlo massimo a 3 metri, 3 metri e mezzo dalla superficie di proiezione. Usate sempre un telo, i teli sono importantissimi per i proiettori, non pensate che si possa proiettare un'immagine su una parete anche bianca e poi pretendere che si abbia una buona resa dell'immagine, perché la parete assorbe la luce, il proiettore è fatto di un materiale riflettente, insomma i proiettori devono essere, i teli scusatemi, devono essere utilizzati con i proiettori. Perché quando si arriva intorno ai 200 pollici la luminosità è uniforme ed è molto luminoso, quando ci si allontana un po', si punta verso i 250 pollici, si incomincia a vedere un pochino il decremento della luminosità dell'immagine, è poco, però il mio consiglio è questo, io credo che 200 pollici vadano più che bene, che dite? Ma la caratteristica che mi è piaciuta di più di questo prodotto, soprattutto considerando nel prezzo, è che sia lo zoom che la correzione trapezoidale possono essere regolati non solo manualmente ma anche tramite l'applicazione per smartphone. In questo modo non sarà più necessario smanettare proprio con il proiettore e cercare di spostarlo ogni volta per far sì che l'immagine si veda bene. Decente lo speaker integrato che garantisce un volume di riproduzione piuttosto alto, in effetti però non è niente di che, la qualità a me di questo speaker integrato non è che fa impazzire, per fortuna si possono connettere speaker esterni sia tramite il cavo che tramite il Bluetooth, perché supporta un modulo Bluetooth con il quale si potranno connettere per esempio gli speaker wireless esterni, e supporta anche il Wi-Fi, Wi-Fi 6, che è utile sicuramente per trasferire, per fare lo streaming dell'immagine dal proprio cellulare al proiettore. È compatibile con Miracast per Android, è compatibile con Apple Play, però ricordatevi una cosa, ci sono i diritti d'autore e le applicazioni non permettono lo streaming, per esempio Netflix, se si avvia Netflix sul proprio cellulare non si potrà trasmettere in AirPlay sul proiettore, e su Android è la stessa cosa, quindi tenete sempre presente questa cosa. Ciò che mi ha lasciato piuttosto perplesso è il fatto che ci sia una sola porta HDMI. Voi direte, può bastarmi una porta HDMI? Invece no, perché non è un proiettore che ha Android per esempio, quindi non permette l'installazione delle applicazioni, e non installando le applicazioni voi avrete sempre bisogno di un dispositivo come una Fire TV o come un Chromecast, almeno per utilizzare le applicazioni delle piattaforme di streaming ad esempio, quindi sarebbe stato meglio se avesse avuto due porte HDMI, su una delle porte si lasciava sempre questo dongle per queste applicazioni, sull'altra magari si connetteva un decoder o una console. La luminosità e il rapporto di contrasto sono i punti di forza dello Jabberwocky 8 Pro, si tratta di uno di quei proiettori che è decisamente meglio utilizzare in ambienti chiaramente non troppo illuminati, ma la qualità dell'immagine proiettata è decisamente superiore rispetto a quella che si potrebbe avere se si acquistasse un altro modello venduto allo stesso prezzo. Sia la scala di grigi che la scala colori vengono ben riprodotte, ma è importante tenere sempre a mente una cosa, soprattutto se il proiettore non è posizionato in maniera corretta, potrebbe verificarsi la presenza di piccole aberrazioni cromatiche nelle zone più esterne delle immagini, però per fortuna il V8 Pro è totalmente esente da qualsiasi fenomeno di blue shifting e non ha alcun problema neanche in quanto ha uniformità dell'illuminazione. In genere in questa fascia di prezzo si acquistano dei proiettori che ce l'hanno questo problema. In sostanza cosa succede? Che la parte centrale dell'immagine proiettata è molto luminosa e poi i bordi laterali sono un pochino meno luminosi, si crea un effetto vignetta diciamo così, che però in questo modello non c'è. Insomma ragazzi, tutto sommato in quanto a qualità dell'immagine, rapporto di contrasto soprattutto, questo proiettore non è assolutamente niente male, soprattutto se, ripeto, valutato in base al prezzo di acquisto, alla risoluzione nativa, una Full HD ma riproduce anche i video in 4K, ha un ottimo rapporto di contrasto, ha un'ottima diagonale massima di riproduzione, è un buon proiettore, certo non è paragonabile con i proiettori super professionali che costano il doppio, il triplo, comunque sono venduti a cifre con uno zero in più per esempio, però per questa fascia di prezzo sono delle idee che difficilmente troverete un'alternativa. Sì, è un prodotto che ha dei compromessi, questo è vero, è un prodotto che effettivamente forse l'azienda per contenere il prezzo
ha evitato di installarci per esempio Android, non ha Android, questo ne limita un pochino l'utilizzo, comunque lo rende dipendente da altri dispositivi esterni, periferiche esterne, però in quanto a qualità dell'immagine e come rapporto qualità-prezzo ci siamo. Vi dicevo che costa 279 euro se ricordo bene su Amazon, ma adesso è in sconto a 234 euro. In basso vi lascio il link per l'acquisto se lo volete acquistare, tutto su Amazon, quindi lo comprate, se non vi piace lo rendete in soldoni, ed è uno di quei proiettori che per chi ha bisogno di un prodotto con questo prezzo probabilmente è quasi una scelta obbligata, a meno che poi non si voglia come dire utilizzare Android. Però ecco, pure qua voglio dirvi una cosa: è vero che i proiettori hanno Android ed è vero che qui se volete utilizzare Android dovete acquistare una Google TV per esempio spendendo altri soldi. Il punto però è che hanno Android, ma hanno una versione di Android lenta, una versione di Android vecchia, quindi a questo punto forse è meglio spendere 20-30 euro in più, comprare un dongle esterno ad avere comunque prestazioni migliori, tanto basta acquistarne uno full HD, potete acquistare per esempio una Xiaomi TV Stick per dire, piuttosto che puntare ad Android, perché l'azienda qui ha puntato sulla qualità dell'immagine e l'illuminazione e secondo me ha fatto bene. Ragazzi, questo è quanto, questo è lo Jabber V8 Pro, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io sto una schifezza ragazzi, non so se si sente dalla voce, quindi spero che si sia sentito tutto. Io sono Dario Caliendo e ci vediamo al prossimo video su Jits, sempre se vi iscrivete al canale e attivate la campanella.